Questa è la 37esima mostra dello Spazio 53, infatti iniziamo il 2015 con una nuova interessante mostra di Erminia Nunzi, di boschi, di acqua, di terra, luoghi, attimi e suggestioni. Ecco il nostro amico e autore. Sono un fotografo e sono un docente di fotografia. La mia attività di docenza si svolge presso l'Istituto Italiano di Fotografia, dove ormai da più di un decennio collaboro e insegno. La mostra che presento è una mostra che è stata realizzata nell'arco di circa 2 anni. È un po', come dire, un racconto d'insieme delle suggestioni che a volte raccolgo nella fotografia di paesaggio, perché la fotografia di paesaggio è il genere a cui mi rivolgo e ormai da moltissimi anni cerco di portare avanti anche un percorso dove ci sia una volontà di restituire una sorta di dignità culturale e artistica alla fotografia di paesaggio, soprattutto quando questa coinvolge l'aspetto naturale e non strettamente collegato alle problematiche ambientali, ma collegato alle problematiche, non alle problematiche, ma alla volontà di visione, di espressione. E questo è un lavoro che è stato articolato proprio in quest'ottica. Suggestioni della natura, una natura che tende a non essere così fondamentalmente benevola come ci appare, ma in realtà si nasconde, si mostra solo con particolare cura e attenzione a chi ha volontà e ha voglia di vedere con attenzione l'ambiente del paesaggio che ci circonda. Infatti la mostra parte da un insieme di luci molto bianche, di queste foschie che servono a nascondere o a far intravedere le forme, gli elementi, la vita della natura, per poi scemare lentamente verso un nero a volte soffocante che tende quindi a chiudere e a rendere ancora più misterioso il mistero della natura, ma lascia sempre spazi alla luce, quella luce che richiama la speranza. Io spero che in queste 20 immagini, anche se il lavoro è molto più articolato e molto più complesso, ma in queste 20 immagini si possa leggere questa chiave di lettura, che è una chiave di lettura emotiva, una chiave di lettura che si rifà al romanticismo, cercando di come dire, raccogliere il pensiero del sublime. Questa era la mia intenzione, mi auguro di esserci riuscito e spero che quindi il pubblico possa ammirare e apprezzare questo mio lavoro. Grazie. Questo in mostra allo Spazio 53 è un piccolo assaggio di uno dei cicli che compongono la lunga e appassionata ricerca di Erminio Annunzi dedicata alla fotografia di paesaggio, e credo che sia particolarmente emblematica sia della sua poetica che del suo stile. Ed infatti abbiamo una composizione a togliere, elegantissima, rarefatta, che è poi a sua volta valorizzata da bianchi e neri che sono nettissimi, senza mezze misure. E dall'altra parte poi si innestano invece i temi della contiguità e della trasfigurazione. Perché mentre tutti noi tendiamo un po' a smettere di vedere quello che guardiamo tutti i giorni,
Erminio Annunzi invece deliberatamente sceglie soggetti che gli sono vicini, sia da un punto di vista geografico che sentimentale, ed è quindi capace poi di appunto trasfigurarli e restituirceli in maniera sempre diversa a seconda dei linguaggi che sceglie per i suoi lavori, e in questo modo mostra di avere uno spiccato dono dell'accorgersi, un'intatta capacità di meraviglia, che è sicuramente una delle cifre che caratterizzano il suo lavoro. Con Erminio Annunzi e questa mostra che è rivolta al paesaggio, lo Spazio 53 continua la sua attività. È un'attività che è iniziata oltre 3 anni fa e che prosegue con fotografi professionisti e con giovani fotografi che hanno appena iniziato la loro attività. Annunzi è sicuramente un fotografo che ha alle spalle una grande cultura fotografica, e si vede anche da questa mostra, dove affonda le sue radici nel paesaggio fotografico anche storico, un paesaggio che è stato ripreso dai grandi fotografi americani, Adams, Weston, fino ai Paul Caponigro e Mirror White. E sicuramente all'interno di questa grande tradizione figurativa e fotografica del paesaggio si colloca questa mostra. A differenza di quello che può essere il paesaggio italiano, visto con gli occhi di un Franco Fontane o di un Ghiri o di un Olivo Barbieri, queste immagini instaurano un dialogo intenso con quello che è la natura. Un dialogo che avviene con l'essenza, cioè quindi con quello che può essere l'elemento naturale, non visto in modo naturalistico, quindi come conoscenza scientifica dei luoghi, ma come atmosfera, come momento dove la fotografia può dare intensità al sentire. È un sentire che può diventare poetico in certe immagini dove predominano i bianchi, e le rare presenze di alberi diventano quasi segni grafici, oppure diventano grovigli, una natura quindi, se vogliamo, vista anche con l'occhio intenso di chi vuole addentrarsi dentro l'essenza delle acque, degli alberi, dei fiumi, di tutto quello che ci circonda. È la grande lezione della fotografia, soprattutto americana storica, dove la grande qualità dell'immagine era al servizio di un linguaggio figurativo, ma un linguaggio che voleva entrare dentro le emozioni di quello che era il grande paesaggio. Una gran bella mostra che in questo momento qui segna l'inizio dell'anno di attività dello Spazio 53.